Queste aziende non hanno più tempo, non c'è più neanche un giorno da aspettare perché sono realtà produttive che rischiano di sparire, che non sono più competitive, dunque bisogna intervenire immediatamente. Nella sua tappa a Retina, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi, ha visitato il Valdarno per parlare delle questioni del lavoro legate alle crisi aziendali su tutte i VV di San Giovanni Valdarno e Polint. Ricciardi, candidato del partito di Giuseppe Conte, è il capolista nel listino plurinominale alla Camera in Toscana. Entrambe soffrono questa crisi energetica, noi ovunque andiamo e quindi anche nell'Aretino c'è questo drammatico problema. Purtroppo noi avevamo detto all'interno del governo Draghi già da novembre-ottobre del 2021 che si dovesse intervenire immediatamente con uno scostamento di bilancio già all'epoca e con una battaglia in Europa da portare con forza, esattamente come Conte fece durante la pandemia. Purtroppo questo non è avvenuto, noi l'abbiamo chiesto per mesi, poi la guerra in Ucraina ha peggiorato ulteriormente le cose e i risultati sono questi. Che cosa si può fare? Allora, innanzitutto ristori immediati, garanzie bancarie dello Stato come si fece con il decreto liquidità durante il Covid, si è data la possibilità alle aziende di avere dei prestiti garantiti dallo Stato e dei ristori. Questo nell'immediato perché hanno bisogno di liquidità, poi penso alle VV ma penso anche ai ristoranti, alberghi, pizzerie eccetera eccetera. E poi da fare questa benedetta battaglia nella borsa di Amsterdam dove qui si pensa che il gas ce ne sia di meno perché Putin ha chiuso i rubinetti. No, il gas è sempre quello che c'era l'anno scorso, solo che si sta facendo una speculazione sui prezzi. È assolutamente un gioco finanziario. Oggi dei dati ci dicono che negli sportelli anti-usura le telefonate stanno aumentando in maniera vertiginosa perché purtroppo le aziende non sanno più a che santo votarsi e lo Stato non può dire ma facciamo debito, ma allora queste aziende fanno debito perché si stanno indebitando, la cassa integrazione è comunque spese dello Stato che, per andare avanti, quindi noi non capiamo cosa si sta aspettando ancora. Sicuramente questa crisi energetica ci deve però far ripensare anche alle varie energie rinnovabili e all'ambiente più in generale. Assolutamente sì, noi abbiamo degli obiettivi di transizione ecologica, però io lo dico molto chiaramente, se noi volessimo estrarre tutto il gas che ci abbiamo, il gas il prezzo lo fanno sempre alla borsa di Amsterdam, il nucleare, tutto, chi più ne ha più ne metta, favorevole e contrario, uno può essere favorevole e contrario, questi risultati non li avremo prima di 7-8 anni, ma intanto dobbiamo intervenire oggi, poi il piano energetico su rinnovabili, su transizione va fatto e va fatto in maniera finalmente seria come noi chiediamo da tempo e come noi avevamo cominciato a fare durante il Conte 2, però le risposte a queste aziende non gli si può dire aspettate tra 7-8 anni.